Puntata dello sceneggiato Innocenti Occhi Blu. Alle 21:35 trasmetteremo un breve programma a cartoni animati dal titolo La Gazza Ladra. Alle 21:50 per il ciclo Cinema Polacco, sotto la lente di Zanussi, potrete assistere al film Dietro la parete. Al termine, un commento al film. Seguirà prima visione a cura della Nikagis. Al termine il telegiornale, nel corso del quale, in collegamento con Milano, trasmetteremo la telecronaca di alcune fasi della 6 giorni ciclistica. Sulla Rete 1 trasmettiamo la quarta ed ultima puntata dello spettacolo Due come noi. Alle 22 andrà in onda il programma Le memorie e gli anni, e quarta trasmissione, Anni perduti. Il telegiornale concluderà la serata. Va ora in onda a colori la terza puntata dello sceneggiato Innocenti Occhi Blu, che ha per protagonista una giovane ladra che escogita le più imprevedibili truffe, spesso a danni di grossi truffatori, servendosi maliziosamente del proprio fascino e di travestimenti irriconoscibili. Abbiamo trasmesso da Venezia la cronaca della regata storica. Telecronisti Paolo Valenti e Cesare Viazzi, regista Armando D'Ossena. Trasmettiamo ora la terza puntata dello sceneggiato Mogli e figlie. Vi leggiamo prima un riassunto delle puntate precedenti. Il dottor Gibson, vedovo da molti anni, vuole un gran bene alla sua unica figlia Molly. Quando la fanciulla arriva all'età da marito, Gibson, che tiene in casa, secondo l'uso dei tempi, due giovani studenti di medicina, comincia a rendersi conto che Molly ha bisogno di una madre che la educhi secondo le norme della buona società. Egli decide così di sposare una piacente vedova, Claire Kirkpatrick, che è stata la governante in casa di Lord Cunmon e che è ancora invitata nella nobile famiglia. Anche Claire ha una figlia, Cinzia, che ha la stessa età di Molly ed è vissuta quasi sempre in collegio in Francia. Il matrimonio fra Gibson e Claire è così combinato proprio in un periodo in cui Molly è ospite degli Hamley, un'altra antica famiglia locale. Molly è molto cara alla signora Hamley, che è malata e ama passare lunghe ore con la ragazza parlandole del suo primogenito Osborne, studente ad Oxford, sul quale i genitori hanno riposto le più care speranze. Essi hanno anche un altro figlio, Roger, che studia scienze ed è modesto ma affettuoso.